Durante quella notte i miei genitori mi hanno sicuramente parlato, chiedendomi perché avessi un'arma in mano. Non ricordo se li ho colpiti anche nella loro camera. Sono stati svegliati dalle urla di mio fratello e quando tutto è finito ho chiuso loro gli occhi, forse per pietà. Così ha dichiarato Riccardo, il 17enne che nella notte del 30 agosto ha sterminato la sua famiglia nella villetta di Paderno Dugnano, nel Milanese. Queste parole sconvolgenti sono state pronunciate dal giovane studente del liceo scientifico Gadda durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni di Milano, Laura Margherita Pietrasanta. Poco dopo le 2 della notte, Riccardo aveva chiamato il 112 dicendo: «Venite, ho ucciso mio padre dopo che lui ha ucciso mia madre e mio fratello». Ha poi atteso i soccorsi seduto sul muretto davanti alla villetta, con il coltello insanguinato accanto a lui. Questa versione è sembrata subito strana ai carabinieri. Alla fine, il giovane ha ammesso la verità. «Ho ucciso io tutti». Riccardo ha colpito i 3 familiari con 68 coltellate. Prima Lorenzo, il fratellino di 12 anni, che dormiva nel letto. Dopo aver giocato con lui alla PlayStation quella sera, lo ha attaccato nel sonno, infliggendogli 39 coltellate alla gola. Successivamente ha colpito la madre, Daniela Albano, che era accorsa per le urla del bambino. Infine ha pugnalato il padre, Fabio Chiarioni, alle spalle mentre tentava di soccorrere il figlio. Il GIP ha convalidato l'arresto e ha respinto la richiesta dell'avvocato Amedeo Rizza di trasferire Riccardo in una comunità di recupero. Il ragazzo è attualmente incarcerato presso l'IPM Beccaria di Milano, assistito da Don Claudio Burgio e dal suo tutore legale fino ai 18 anni. Ha chiesto di poter studiare ed incontrare i nonni, che nonostante il dolore immenso hanno dichiarato: «Non lo abbandoneremo mai». L'avvocato del ragazzo ha dichiarato: «Non voleva uccidere tutti da tempo, come inizialmente si era ipotizzato. È stato un raptus non premeditato». I magistrati ritengono che il gesto sia stato premeditato. Durante l'interrogatorio Riccardo ha detto: «È stata la sera della festa che ho pensato di farlo. Non avevo ancora un piano definito, ma avevo considerato l'uso del coltello perché era l'unica arma a mia disposizione in casa. Se ci avessi riflettuto di più, non l'avrei fatto, perché è una cosa assurda». Nell'ordinanza di custodia cautelare, la giudice sottolinea la singolare ferocia e l'accanimento nei confronti delle vittime, nonché la preordinazione dei mezzi e la propensione a cambiare e aggiustare la versione dei fatti, oltre alla pericolosità sociale e all'incapacità di controllare i propri impulsi. Da qui il pericolo di reiterazione del reato. L'imputazione rimane invariata: triplice omicidio aggravato dalla minorata difesa, essendo avvenuto mentre le vittime erano addormentate, dalla parentela e dalla premeditazione. Riguardo al movente, il giovane ha parlato di un malessere interiore. Aveva anche considerato di fuggire in Ucraina. Ha spiegato che si commuoveva pensando alle guerre e ad altre situazioni drammatiche, ma non vedeva nulla di simile tra amici e familiari. Ha aggiunto: «Volevo cancellare tutta la mia vita precedente. È da quest'estate che mi sento male, ma già negli anni passati mi sentivo distaccato dagli altri». Riccardo era considerato dai suoi genitori come un piccolo Einstein, come lo chiamava sua madre. Andava molto bene a scuola, anche se aveva accumulato un debito in matematica nell'ultimo anno. Ogni tanto i miei genitori mi chiedevano se c'era qualcosa che non andava, perché mi vedevano silenzioso, ma io dicevo che andava tutto bene. In realtà percepivo loro come meno intelligenti. Spesso non mi trovavo a mio agio con certi ragionamenti o pensavo che si preoccupassero di cose insignificanti. Per questo volevo allontanarmi da loro. Le dichiarazioni rilasciate ai carabinieri la notte stessa del fermo sono sconcertanti. Avevo già pensato di commettere questo crimine. Non è stata un'idea dell'ultimo minuto. Pensavo che uccidendo loro avrei potuto vivere in un mondo libero. La sera prima avevo già intenzione di farlo, ma non l'ho fatto. Il pensiero è rimasto per tutto il giorno e poi, la sera, è esploso e l'ho messo in atto. Riccardo ha aggiunto: «Quando avevo il coltello in mano, ho iniziato e ho deciso di non fermarmi più. Pensavo che sarebbe stato peggio se mi fossi fermato.
Credevo che una coltellata alla gola fosse sufficiente per uccidere. Quando ho visto che non morivano, non mi sono fermato. Pensavo che non avrebbero sofferto. Non ricordo quante coltellate ho inflitto. Dopo le autopsie, inizierà l'analisi dei cellulari sequestrati e del coltello, con una lama di 20 centimetri. Ora Riccardo in carcere studia e cerca aiuto. Il suo legale ha dichiarato: «Credo che chiederemo una perizia psichiatrica». Al momento, il motivo di questa tragica strage resta ancora incomprensibile.